Ma le belle notizie, al di là del risultato tondo, pieno, ho visto delle ottime cose da parte dei miei ragazzi. Ho visto una squadra quadrata, caparbia. Abbiamo rischiato veramente poco. Abbiamo fatto un gol per le cose che proviamo durante la settimana, soprattutto il secondo. Direi che sono soddisfatto e contento. Molto bene, soprattutto dal mio punto di vista, le prove dei due under sugli esterni di difesa, Vuolo e Bruno, 99 e un 2000. Si dice tanto che gli under contino in questo campionato, hanno contato in positivo entrambi. Il Solofra quest'anno staff e società sono stati bravi a puntare molto sugli under. Non a caso dall'anno scorso non è che abbiamo cambiato tantissimo, abbiamo lavorato molto sulla scelta degli under, abbiamo preso 12-13 under nuovi, abbiamo puntato molto su ragazzi 2000 molto validi, su 99 validi e abbiamo inserito soltanto 4 over nuovi. E stiamo cercando di portare avanti una progettualità che nel giro di 2 o 3 anni possa portare soddisfazione a questi nuovi imprenditori, gente che vogliono fare calcio e lo vogliono fare in maniera seria. Rispetto all'anno scorso è cambiato qualcosa, è cambiato almeno in queste prime partite che il Solofra lo scorso anno faceva un po' di fatica ad arrivare sotto porta, quest'anno costruisce oltre alle due reti almeno 5-6 palle gol nitide. Sì, l'anno scorso pure eravamo una squadra che costruiva, ma riuscivamo a finalizzare poco di quello che riuscivamo a creare. Infatti, non a caso, su 4 acquisti che abbiamo fatto, due sono, diciamo, il 50% sono due attaccanti. Abbiamo cercato di puntare molto sulla parte avanzata, portando gente avvezza a questo campionato, gente come Santucci, come Balzano, che la categoria la conoscono, l'hanno fatta e ci stanno dando i giusti risultati, insomma, le aspettative stanno risultando quelli che noi ci aspettavamo. Alla fine un complimento io lo faccio a tutto il gruppo, perché poi durante la settimana, voglio dire, alla fine quando si lavora, bisogna raccogliere anche la domenica. Io voglio fare i complimenti dagli over agli under che sono stati veramente bravi, chi ha giocato dall'inizio e chi è subentrato. Prestazione sottotono che francamente non mi aspettavo, che però meglio farla oggi alla seconda di campionato piuttosto che più avanti. Abbiamo perso equilibrio nel secondo tempo, peccato, il secondo gol ci ha tagliato le gambe e non siamo stati capaci di ripartire come dovevamo.